Sembra essere riuscita la serrata delle farmacie promossa da Federfarma in tutta Italia, protesta che ha tenuto banco anche in Campania, con un sit-in davanti Palazzo Santa Lucia. Più di 500 i camici bianchi che dalle 10:30 hanno affollato il piazzale antistante alla sede della Giunta regionale campana. Il presidio rientra nel programma di iniziative a sostegno della giornata di chiusura delle farmacie italiane per protestare contro le misure previste dalla spending review, che potrebbero aggravare una situazione economica già fortemente compromessa. A rischio non solo la qualità del servizio farmaceutico fornito ai cittadini, ma anche i posti di lavoro. In Campania la protesta è ancora più sentita per i gravissimi ritardi dei pagamenti da parte di alcune ASL. Sono insostenibili dunque gli ulteriori tagli contenuti nel decreto legge Spending Review, ma c'è anche chi non approva lo sciopero. È giusto lo sciopero fatto dai farmacisti e dalle farmacie? Dipende dai punti di vista. Vabbè, io lo chiedo a lei che cosa pensa? È giusto garantire un servizio ed è giusto proteggere i propri diritti, laddove questi diritti comunque siano uguali per tutti. Che le farmacie comunali sono aperte mentre le altre sono chiuse. Noi garantiamo un servizio, quindi un servizio reso ancora più necessario in questo periodo di ferie per le altre farmacie, un periodo estivo per le persone anziane che naturalmente soffrono di maggiori patologie. Garantiamo un servizio sempre. Quindi Noi voi non rientrate? assolutamente no, assolutamente no. Noi garantiamo un servizio.